È stata presentata questa mattina presso la sede del CONI la legge quadro regionale in materia di interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative. La legge, approvata nel mese di ottobre, riconosce la funzione sociale dello sport e delle attività motorie, ricreative, educative ed agonistiche per il miglioramento delle condizioni psicofisiche dei cittadini e promuove gli strumenti e le iniziative per la diffusione della pratica sportiva in tutta la regione Campania. La legge delinea inoltre gli strumenti di programmazione e, grazie a uno stanziamento iniziale di 1,5 milioni di euro, prevede contributi dalla Regione a favore degli enti locali, delle università, del CONI, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive riconosciute dal CONI. Una legge che dà indicazioni precise e concrete, quindi non è un protocollo fumoso, è una legge già operativa. E penso sia una svolta per lo sport nella nostra città, perché nostra intenzione, parlo ovviamente come sindaco di Napoli, quindi per la città di Napoli, quello di procedere immediatamente all'affidamento degli impianti sportivi della nostra città. Lo sport è per tutti e quindi c'è una garanzia assoluta di tutela di tutte le fasce sociali, delle fasce deboli. Non si può accedere allo sport per censo. I nostri interlocutori privilegiati saranno il CONI e le federazioni, e insieme a loro coinvolgeremo ovviamente le tante associazioni che in questi mesi hanno fatto un lavoro straordinario nella nostra città. Questa legge è stata possibile farla anche perché è stata fatta con voi, cioè è stata fatta con gli uomini dello sport, con chi si occupa di organizzazione sportiva, di chi si occupa e sa che significa avere un impianto sportivo e quali sono i problemi. Si è fatto parlando col mondo della scuola, perché era fondamentale capire come coinvolgere i giovani. Questo significa la scuola, significa gli oratori, significa il mondo dell'università. Abbiamo fatto tante cose importanti per lo sport, lo rivendichiamo, e questo è il risultato del coronamento di un buon lavoro. Una bella giornata credo per le istituzioni, ma soprattutto una bella giornata per il mondo dello sport.